Ciao ragazzi, benvenuti alle ricette di Tony. Oggi facciamo queste mezze maniche alla carbonara. Come primo ingrediente andiamo a prendere un pezzo di pancetta tesa, pepata, in questo caso da 150 grammi. Lo andiamo a fare a pezzi e a dadini. Togliamo la nostra cotenna e una volta che abbiamo fatto tutto a pezzi la nostra pancetta, questo è il risultato, dei splendidi dadini di pancetta. A questo punto non ci resta altro che prendere una casseruola, la mettiamo sul fuoco e ci mettiamo all'interno i nostri cubetti di pancetta e li facciamo stufare. In questo caso li facciamo a fuoco minimo fino a che la nostra pancetta non risulti bella croccante. Vedete, dopo 5-6 minuti abbiamo la nostra pancetta croccante. A questo punto la andiamo a togliere e nel grasso della pentola che è rimasto ci andiamo a cucinare la pasta. Mettiamo un litro e qualcosa di acqua e la andiamo a mettere sul fuoco. Voilà, a questo punto non ci resta altro che aspettare che l'acqua va in ebollizione. Nel frattempo ci occupiamo delle uova, tre uova, in questo caso io utilizzo un uovo intero e due tuorli. Aggiungiamo il secondo tuorlo e con una forchetta a questo punto le sbattiamo energicamente per 2-3 minuti. Dopo i 2-3 minuti a questo punto non ci resta altro che aggiungere il nostro pecorino e miscelare tutti i nostri ingredienti fino ad ottenere una crema a bella consistenza. Non deve risultare liquida, la crema deve essere bella bella rappresa. Ci aiutiamo con la forchetta e voilà ragazzi, il risultato è questo. A questo punto l'acqua bolle, saliamo la nostra acqua e aggiungiamo la nostra pasta. In questo caso aggiungiamo le nostre mezze maniche. Tempi di cottura indicati sempre vicino alle confezioni della pasta. Ogni pasta, diciamo, ha un tempo di cottura diverso. In questo caso io avevo una pasta di Gragnano e ho cucinato all'intorno ai 10-11 minuti. A questo punto scoliamo la nostra pasta, aggiungiamo diciamo il nostro composto di uova e formaggio all'interno della nostra casseruola. Mi sono dimenticato di dirvi di durante la cottura della pasta di togliere una tazzina di caffè di acqua della pasta, che è bella ricca d'amido, che così lascerà una bella cremina. Facciamo una mescolata con la nostra spatola di legno in modo tale da far formare la classica cremina della carbonara. A questo punto aggiungiamo il bicchierino d'acqua della pasta, bello ricco d'amido, e iniziamo un'altra volta a girare energicamente. A questo punto aggiungiamo anche un po' di pepe, in questo caso ho aggiunto un po' di pepe bianco, e i nostri dadini di pancetta croccante. Facciamo un'altra mescolata, ce ne guardiamo un poco di pancetta per la decorazione sopra i piatti. A questo punto non ci resta altro che impiattare e servire. Ragazzi, ed ecco a voi le nostre mezze maniche alla carbonara. Buon appetito a tutti dalle ricette di Tony. Voilà ragazzi, e le nostre mezze maniche alla carbonara sono state fatte. Avete visto, con quattro ingredienti, come io dico sempre, abbiamo fatto un grande piatto. Io per questa carbonara ho usato la pancetta tesa, ma voi potete usare il guanciale, la pancetta coppata, qualsiasi cosa che più vi piace. Ho utilizzato tre uova, un uovo intero e due tuorli, 100 g di pecorino, un po' di acqua di cottura della pasta, un po' di pepe, pepe bianco, pepe nero, pepe misto, quello che più vi piace. Abbiamo fatto queste mezze maniche alla carbonara, questa pasta di Gragnano. Ragazzi, se il video ti è piaciuto regalami un like, iscriviti al canale Ricette dei Tony, che è completamente gratuito, attiva la campanella se ti fa piacere, così ogni volta che io carico un nuovo video ti arriva la notifica. Abbiamo le nuove rubriche che sono iniziate. È iniziata la nuova rubrica Travel Food con me e con Mario. Siamo andati in questo splendido pub. Hai visto la puntata precedente? Spero di sì. E se ti piace l'Adidas, non perderti la mia rubrica Special Travel, dove presentiamo Adidas Vintage o tutto quello che riguarda il mondo del trifoglio e l'Adidas Speziale.
Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre le ricette di Tony. Oggi per quanto riguarda la cucina abbiamo fatto queste splendide mezze maniche alla carbonara. Al prossimo video, ragazzi. Ciao!